Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero che tutto vada bene. Oggi sono qua per leggervi un libro che si intitola Zanna Bianca, che è stato scritto da Jack London e composto da diverse parti. Diciamo che è un libro vero e proprio ed è composto da 5 parti, quindi io qualche volta vi leggerò parte per parte, partendo da oggi che vi leggerò ad esempio la prima parte. Detto questo, prima di iniziare, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina e lasciate un bel like. Ora possiamo iniziare. Zanna Bianca. Una cupa foresta di abeti si stendeva sulle due rive del fiume ghiacciato. Un silenzio di tomba regnava sul paesaggio. Neppure il vento faceva sentire la sua presenza. Tutto intorno era desolato, senza vita, senza movimento, così squallido e gelido da sembrare premiato di un qualcosa di più triste della stessa tristezza. Era il Wild, il mondo selvaggio della terra del nord, il mondo dal cuore di ghiaccio. Il ghiaccio, infatti, è l'elemento che regna in quel luogo e qualsiasi cosa tocchi subito perde vita e movimento. Gela le acque per impedire la loro corsa verso il mare, succhia la linfa degli alberi finché il gelo raggiunge il loro cuore. In quella regione, eppure, era ancora possibile trovare la vita, una vita in continua lotta contro l'immobilità del gelo. Lungo il fiume ghiacciato scendeva a fatica una muta di cani lupi. Davanti ai cani vi era un uomo che indossava delle larghe racchette da neve. Dietro alla slitta si affaticava un altro uomo e sulla slitta nella cassa giaceva un terzo uomo per cui ogni fatica era cessata. Ancora una volta il ghiaccio aveva sconfitto la vita. Camminavano senza parlare per non sprecare il fiato necessario al faticoso lavoro. Ovunque era silenzioso, un silenzio intenso e opprimente che pesava sugli uomini come l'acqua che schiaccia il palombo. Essi non erano soli. Nell'aria immobile in cui scompariva il pallido sole della breve giornata, all'improvviso si innalzò un debole grido lontano. Un'anima smarrita nel gelo urlava la sua fame. Un secondo grido si alzò e poi ancora un terzo, un quarto. «Ehi, corrono dietro a noi, Bill!» disse l'uomo che camminava in testa. «Purtroppo, Enrico, credo che siamo l'unica carne rimasta in questo posto inospitabile», rispose il compagno. «Non ho visto la traccia di un coniglio da parecchi giorni». Tacquero, ma gli ululati dietro di loro continuarono a farsi sempre più vicini. Al cadere delle tenebre, radunarono i cani sotto un gruppo di abeti sulla riva del fiume e si accamparono. Accesero un fuoco e, dopo aver mangiato quel poco che restava delle loro provviste, si addormentarono profondamente, senza avere idea di quello che li attendeva al loro risveglio. Al mattino il primo a svegliarsi fu Enrico, che buttò fuori dal letto il compagno. Benché fossero quasi le 6, mancavano 3 ore all'alba. Al buio Enrico cominciò a preparare la colazione, mentre Bill arrotolava le coperte e preparava la slitta. «Di Enrico», domandò ad un tratto Bill, «quanti cani dicevi che abbiamo?» «6», grugnì Enrico in tutta risposta. «Sbagliato», dichiarò Bill in tono di trionfo. «Sono 5!» «Dannazione!» gridò Enrico furibondo. Piantò i pentolini e andò a contare i cani. «Hai ragione, Bill», concluse. «Fatti se n'è andato. Quelli l'hanno ingoiato vivo. Scommetto che guaiva ancora mentre scendeva giù nelle gole di quei dannati. Ma perché si è allontanato dal fuoco? Ma che ne so!» proruppe Enrico. «È sempre stato un cane scemo, quello!» «Ma nessun cane, per quanto scemo, è tanto sciocco da andare a suicidarsi in quel modo!» E questo fu il discorso funebre pronunciato per un cane morto durante un viaggio nella terra del nord. E d'altronde questo fu di gran lunga più esteso di molti altri discorsi funebri pronunciati per tanti cani e per tanti uomini. Quello però non fu l'ultimo discorso funebre che i due uomini dovettero pronunciare. La mattina seguente, infatti, Enrico fu svegliato da una vivace imprecazione di Bill. Si sollevò appoggiandosi su un gomito e vide il suo compagno in mezzo ai cani, vicino al fuoco ravvivato, le braccia alzate, il viso contorto in un'espressione di collera. «Ehi!» gridò Enrico. «Che cos'è successo ora?
Frog se n'è andato, fu la risposta. Enrico balzò fuori dalle coperte e corse vicino ai cani. Li contò attentamente e si unì al compagno nel maledire la potenza del Wild, che li aveva privati di un altro cane. Frog era il cane più robusto della muta, osservò finalmente Bill. E non era neanche sciocco, soggiunse Enrico. E questo fu il secondo discorso funebre in 2 giorni. Fecero colazione tristi e scoraggiati, poi attaccarono alla slitta i 4 cani superstiti. La giornata fu assolutamente simile alle altre già trascorse. I 2 uomini camminavano con fatica in silenzio, mentre tutto intorno il rumore del vento si univa agli ululati dei loro inseguitori. Col cadere della notte gli ululati risuonarono più vicini. I cani, sempre più eccitati e terrorizzati, presi dal panico, si agitavano e si dimenavano. Questo vi terrà qui fermi, sciocchi, disse quella sera Bill dopo aver finito il suo lavoro. Enrico abbandonò le pentole e venne a vedere. Il suo compagno aveva legato i cani, secondo il costume indiano, con dei bastoni. Quando stavano per coricarsi, Enrico osservò, indicando il cerchio di occhi fiammeggianti che li circondava. Quelli sanno che non abbiamo abbastanza cartucce per ucciderli. Se potessimo tirar loro un paio di colpi, si terrebbero a rispettosa distanza. Si avvicinano sempre più ogni notte. Per qualche tempo i 2 uomini si divertirono ad osservare quelle forme vaghe che si muovevano laddove finiva l'alone di luce e cominciavano le tenebre. Ad un tratto l'attenzione dei 2 uomini fu attratta da un rumore che proveniva dal gruppo dei cani. Onear si lamentava e mugolava con impazienza, tirando il bastone e protendendosi verso le tenebre. Guarda Bill, sussurrò Enrico. Un animale simile ad un cane scivolava furtivamente con un'andatura obliqua nell'alone di luce. È una lupa, sussurrò Enrico in risposta. E questo spiega la fuga di fate di Frog. Serve da esca, attira i cani e poi con tutto il branco si scaglia su di loro e li divora. Qui, One Ear, gridò Bill. Il cane era riuscito a staccare il bastone da terra e stava correndo in direzione della lupa. Ma One Ear si diede ad una corsa pazza, trascinandosi dietro anche il bastone. Ogni passo in avanti di One Ear corrispondeva ad un passo indietro della lupa. Un po' alla volta, essa lo attirava lontano dalla protezione dei 2 uomini. Quando furono sufficientemente distanti, la lupa abbandonò il suo atteggiamento timido e scherzoso. Con un ringhio balzò su Anier, mentre nel frattempo una dozzina di lupi grigi e sparuti apparvero lungo la pista e circondarono Anier, togliendogli al cane più ogni possibilità di fuga. Dove vai? Domandò improvvisamente Enrico afferrando il braccio del compagno. Bill si liberò dalla stretta e disse: Non voglio stare qui, non avranno un altro dei nostri cani, quei maledetti, se riesco ad impedirlo. Sta attento, gridò Enrico, non fare sciocchezze. Ma Bill era già troppo lontano per sentirlo. Udì un colpo, poi 2 colpi consecutivi. Le munizioni di Bill erano finite. Poi udì un gran clamore, ringhi, latrati. Riconobbe l'urlo di terrore e di dolore di One Ear. Udì l'ululato di un lupo che era stato probabilmente colpito. E fu tutto. I ringhi e gli ululati cessarono e il silenzio regnò di nuovo, incontrastato sul paesaggio desolato. Nel mondo selvaggio la morte aveva vinto di nuovo sulla vita. Enrico rimase a lungo seduto sulla slitta. Era inutile che andasse a vedere che cos'era successo. Sapeva tutto come se si fosse svolto sotto i suoi occhi. Il silenzio non durerà ancora a lungo, pensò tra sé. Non mi resta molto da fare, ma non mi consegnerò a quelle carogne senza lottare. L'uomo decise di mettersi in pratica una nuova idea, estese il fuoco fino a formare un cerchio abbastanza largo da ospitare un uomo e si accoccolò al suo centro, in attesa che i lupi tornassero a prendersi quanto era rimasto del loro pasto. Non dovette attendere a lungo, ben presto i lupi furono tutti attorno al fuoco, finché il fuoco resiste sono al sicuro, ma non potrà bruciare per sempre. Quando le fiamme si abbasseranno, un brivido gli attraversò la spina dorsale e gli impedì di terminare il suo pensiero. Il cerchio, infatti, tendeva a stringersi sempre di più, a poco, un centimetro per volta. Un lupo che strisciava avanti di qua, un altro di là, il cerchio si stringeva tanto che quelle bestie fameliche si trovavano alla distanza di un solo balzo.
Allora Enrico afferrava dei tizzoni infuocati e li scagliava in mezzo al branco, ed ogni volta le belve indietreggiavano rapidamente, latrando di rabbia e ringhiando di spavento. Per tutta la notte, lanciando tizzoni ardenti, riuscì a fronteggiare il branco famelico e venne il mattino, ma per la prima volta, alla luce del giorno, non disperse i lupi. L'uomo attese invano che si allontanassero, le belve rimasero in un circolo intorno a lui, intorno al fuoco, con un'arrogante espressione di possesso che fece crollare tutto il coraggio che la luce del mattino aveva fatto sorgere nell'uomo. Da tutto il suo atteggiamento, dalle spalle cadenti e rilassanti, dalla posizione della testa abbandonata tra le ginocchia, si capiva che aveva rinunciato a lottare. Beh, adesso potete venire a prendermi quando volete, mormorò. Io ad ogni modo dormo. Si svegliò dopo un po' in uno spazio libero tra le fiamme, proprio di fronte a lui, vide la lupa che lo fissava. Si svegliò ancora poco dopo, benché gli sembrasse di aver dormito per ore ed ore. Era avvenuto un cambiamento misterioso, così misterioso che egli si svegliò del tutto. Qualcosa era accaduto, qualcosa di cui egli al principio non poteva rendersi conto, ma poi capì. I lupi se ne erano andati. 5 o 6 uomini erano intorno a lui e cercavano di fargli riprendere coscienza. Enrico li guardò con uno sguardo ebbro e borbottò parole strane e assonnate. La lupa rossa è venuta in mezzo ai cani all'ora del pasto. Prima ha mangiato il pasto dei cani, poi ha mangiato i cani, poi ha mangiato Bill. Sono proprio stanco. Buonanotte a tutti. Batté le palpebre, chiuse gli occhi e l'aria gelida risuonò del suo russare. Ma si udiva anche un altro suono, era l'urlo del branco famelico che non aveva potuto avere quell'uomo e che lontano nella neve si lanciava sulle orme di un'altra persona. Questo è tutto, ragazzi, ci vediamo domani dove vi leggerò il capitolo 2. Quindi niente, vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina e passate una buona estate.